Sono i nostri sensi che ci uniscono ai materiali e ci rendono umani. Nelle remote terre del nord della Svezia, un uomo sta oltrepassando il confine tra uomo e macchina. È stato definito il primo cyborg europeo. Nel 2013, 10 anni dopo l'amputazione del braccio destro a causa di un tumore, Magnus Niska ha testato una mano artificiale rivoluzionaria, controllata direttamente dalla sua mente. Questo braccio è fantastico. Posso fare qualsiasi cosa. Grazie a materiali che si uniscono al tessuto umano, l'idea dell'uomo bionico dalla fantascienza diventa realtà. Magnus vive con la sua famiglia nella piccola cittadina svedese di Haparanda. Dopo aver lottato con una protesi tradizionale, ha deciso di testare una protesi che sarebbe stata inserita nello scheletro e collegata al suo sistema nervoso. Ha cambiato la sua vita. Magnus può muovere la sua mano protesica attraverso gli impulsi nervosi del suo cervello. Se vuole raccogliere un pezzo del puzzle, la mano reagisce. Posso lavorare con qualsiasi cosa, grazie a questo braccio. Sento che questo è il mio braccio, non uno strumento esterno. Non mi sento disabile in famiglia. Come funziona un braccio protesico? Gli scienziati stanno imparando a tradurre gli impulsi del cervello. Gli elettrodi impiantati nel braccio di Magnus trasmettono gli impulsi dal cervello alla sua mano, dall'uomo alla macchina. A 50 miglia di distanza, a Gothenburg, vive Max Ortiz Catalán, l'inventore di questa tecnologia. Ci sono degli elettrodi da polso per il nervo. Al loro interno ci sono molti contatti platino-iridio disposti in modo tale da avere un alto rapporto segnale e rumore. A differenza dei normali elettrodi, gli elettrodi impiantati vivono per sempre nel corpo umano e saranno collegati direttamente al tessuto nervoso di Magnus. L'affidabilità di questi elettrodi e del sistema è molto importante, perché non si tratta di giocattoli. Vengono utilizzati dalle persone per le loro attività quotidiane. E proprio per questo vogliamo che il loro controllo sia ancora più intuitivo. Ma manca ancora qualcosa. Il senso del tatto. E se i segnali potessero viaggiare anche dalla protesi al cervello, riuscendo a sentire ciò che la mano artificiale tocca? La ricercatrice Loredana Zollo pensa sia possibile. La nostra grande sfida è quella di poter arrivare ad impiantare una mano protesica ad un amputato e sentire l'amputato che dice: io sento che è una mia mano. 12 anni fa, Dennis Sorensen perse la sua mano sinistra a causa dello scoppio di un petardo. Nel 2013 si propose per partecipare all'innovativo esperimento Life Hand 2. Devo dire che per me è stato quasi un dovere. Ho pensato che sarebbe stato molto interessante partecipare a questo grande progetto. Dennis si trasferisce dalla Danimarca fino a Roma. Hello, professor. Thank you. Il suo intervento durò 7 ore. 4 elettrodi furono impiantati all'interno dei suoi nervi e comunicavano con la sua mano attraverso un computer. Il passo successivo fu sbalorditivo. Morbido. Duro. Percepiva la consistenza attraverso la sua mano artificiale. E provarono a mettere un oggetto sferico nella mia mano protesica e stringendolo
percepì immediatamente che l'oggetto era rotondo. Dopo 10 anni, è stato incredibile essere in grado di riconoscere al tatto oggetti di forma diversa attraverso la mano che avevo perso. È stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. È stato un momento speciale. L'esperimento Life Hand 2 ha permesso a Dennis di provare sensazioni che pensava aver perso per sempre. Ma purtroppo l'esperimento era stato autorizzato soltanto per 30 giorni. I nuovi materiali, anche se sorprendenti, devono essere sicuri. Che gli elettrodi sono stati testati e quindi la loro efficacia, la loro sicurezza è stata dimostrata per quel periodo. Quindi l'estensione a un periodo più lungo richiede naturalmente test di verifica di sicurezza più approfonditi. Gli elettrodi sono stati rimossi e Dennis ha perso il senso del tatto nel braccio sinistro un'altra volta. Sapevo fin dall'inizio che gli elettrodi sarebbero stati rimossi. È stato comunque incredibile. Sono molto orgoglioso e onorato di essere stato scelto per questo progetto. Loredana e il suo team continuano a lavorare. L'unione fra macchina e uomo comporta nuove responsabilità. La società è pronta per ridefinire l'idea di uomo?